Buonasera. Ok, buonasera. Allora, stasera una diretta un po' improvvisata, nel senso che l'ho decisa qualche giorno fa, di domenica. Di solito non le faccio mai di domenica. So che siete tutti in giro. Buonasera. <coughs> Eh, però siccome oggi era l'ultimo giorno di sconto del video corso di aromaterapia estetica ho pensato di sfruttare diciamo un po' pretestuosamente la, la questione e fare una, una diretta che insomma questo mese dovevo ancora farla, una diretta quindi ci sta che sia sul tema del video corso come di solito faccio. Parla appunto quindi l'estetica, l'estetica che io ho affrontato in un modo molto particolare perché nel, naturalmente il mio modo di guardare all'estetica è ovviamente molto vincolato, molto legato al tema della salute, al tema del benessere quindi anche perché secondo me la bellezza vera, quella che nasce da un'armonia e da uno stato di vitalità del corpo umano, è molto più duratura e molto più sensata di una bellezza esteriore eh, semplicemente frutto diciamo di una sorta di make up più o meno accentuato perché il make up può essere il belletto il trucco oppure può essere un make up profondo nel senso di fatto addirittura con, con il bisturi ecco ovviamente io non, non posso pensare di vedere l'estetica in quei termini per quanto guardate, poi non bisogna avere mai tabù. E io penso che una donna nel momento in cui non abbia un buon rapporto con la propria identità ci stia anche che ricorra alla chirurgia estetica, soprattutto quando eh, sente che magari un certo tratto o una certa parte di sé stiano diventando molto faticosi, molto impegnativi. Quindi mm, ognuno ha la sua storia e non bisogna mai giudicare male da, da, da nulla. Quindi. Diciamo, quello che a volte magari un po' mi dispiace quando vedo una persona che eh, non si piace e che lo testimonia attraverso tutta una serie di correttivi che poi la vanno magari a snaturare a rendere persino meno bella di quello che era in partenza, ecco questo sì. Però, eh, appunto dicevo, io comunque mi sono voluta occupare di un tema, insomma, quello dell'estetica, dell'aromaterapia, degli oli essenziali e naturalmente quello della riflessione su di sé, soprattutto molto legati. Alla, alla possibilità di stare bene a 360 gradi, quindi bellezza come soprattutto come messaggio, come testimonianza di un benessere profondo che si è raggiunto. E quello che io ho un po' cercato di passare all'inizio all del video corso è anche un po' la motivazione a cercare di voler essere belli nel senso di armonici. Intanto perché comunque sia ci serve, nel senso che le persone che ci ascoltano, le persone che ci guardano sicuramente ricevono un'idea, una sensazione di omogeneità, una sensazione di coerenza, di ordine, di disciplina, di riuscita. No? Quando noi guardiamo una persona che magari è anche invecchiata bene, che comunque ha un aspetto curato, in, in ordine, che, sta, eh, appunto, che è in armonia. Eh, sicuramente ci dà l'indicazione di una persona in equilibrio che abbia una certa centratura e questo sicuramente aiuta anche ad avere nell'impatto con le altre persone un buonasera ad avere nell'impatto con le altre persone una, eh, altre persone, um, ecco, una maggiore facilità nel, nell'ascolto e quantomeno anche se siamo persone che stanno lavorando anche se magari non stanno ricercando la bellezza estetica per un fattore legato alla seduzione o legato diciamo così al, al catturare l'attenzione dell'altro grazie ad una particolare ve, eh, avvenenza comunque sia anche mh, in, in ambito lavorativo diciamo nella vita di tutti i giorni è una persona che ci dà un'informazione e che ci dà un aiuto e che ha essa stessa che possiede diciamo un aspetto Piacevole, che appunto come dicevo, ci dà la sensazione comunque di una persona in armonia. Sicuramente qualunque messaggio ci stia dando è più probabile che venga ritenuta dal nostro sistema inconscio, più affidabile rispetto ad una che invece è in disordine. Questo vale. Tanto di più soprattutto quando poi a parlarci è un operatore del benessere, è una figura che si occupa di salute. In, in vario modo: no? che sia, diciamo, una persona che è appunto medico, che sia una persona che si sta occupando di iridologia, riflessologia, osteopatia, qualsiasi cosa nel momento in cui ci dice: guardi. È molto probabile che l'intestino vada a posto, se fa una certa cosa, se poi quella persona mentre ci sta parlando è gonfia, è sovrappeso, eh, ha una pelle del viso che non è luminosa. È, è più probabile che qualcosa dentro di noi, anche se magari ha tutte le targhe esposte fuori, un, un, dentro di noi è una sorta di, come dire, di dubbio nel sistema, nel sistema rettiliano famoso, di cui parlo sempre nei miei corsi. Ne, il nostro sistema più inconscio, no? quello atavico che funziona soprattutto per sensazioni di immagini, qualcosa che stride si manifesta. No? quindi, eh, questo era solo per, per dirvi che, insomma, è importante cercare anche di costruire una buona motivazione a voler essere belli. No, un po' come quando si cerca di avere una bella casa, di avere dei begli abiti, di avere eh, una bella auto. Per quale motivo non cercare anche noi stessi, in primis e soprattutto, mi viene da dire, eh, cercare di avere una buona, eh, una buona immagine e una buona identità estetica? Questo lo dico perché alle volte le persone, eh, nella mia esperienza, diciamo, tendono un po' a suddividersi tra chi sta dando un eccesso di importanza e quindi non sta cercando di, non, non ha capito che le persone poi fondamentalmente non. Non ci sceglieranno per il nostro aspetto perché poi quello che farà davvero presa sarà naturalmente il nostro sistema di valori e la nostra capacità di amare e di essere in relazione agli altri. Ma eh, poi, però, vedo anche all'opposto a volte persone che è un po' come se avessero, come se considerassero erroneamente la bellezza un elemento strumentale no? e, che, e quindi, che siccome si sono dedicate all'elevazione all dello spirito allora il corpo o comunque l'estetica diventano come dire qualcosa che non deve più essere curato. Guardate, adesso vi dico una scemata, no? Però pensate a quante volte una, una donna erroneamente, dopo aver fatto le gravidanze, magari aver messo su una serie di chili incredibili, perché con la gravidanza insomma c'era un po' la scusa che ci si, si poteva lasciarsi andare, bisogna mangiare per due, eccetera, no? Quante volte poi diventa difficile tornare indietro dopo i bambini sono impegnativi, le preoccupazioni e diventa tutto prioritario rispetto all'aspetto. E poi una donna si ritrova magari che ha un pochettino di annetti e ha lasciato perdere l'aspetto fisico, non ha fatto più ginnastica, si ritrova con molta difficoltà a rimettersi magari no, a fare attività fisica, eh, non si è più curati i capelli, eh, cioè diventa... Un qualcosa che poi non sembra, ma anche su di noi, sulla nostra autostima, non ha mai un buon effetto. Quindi il mio consiglio è quello: innanzitutto, di motivarvi al, um, al concetto di eh, cura di sé e quindi poi naturalmente tutto il video corso è permeato da questo tormentone che nel corso dei contenuti continuo a. a a divulgare sul, sullo stile di vita perché poi fondamentalmente è importante andare a ricercare la bellezza nella cura e la cura deve diventare una prassi, deve diventare uno stile di vita. Eh, sto leggendo qualche commento, eh, questi due anni sono stati peggio nella gravidanza, brava Tina, sì, no, pre presumo che ti stia riferendo al lockdown. Eh sì, eh sì, cioè eh sì, ne ho parlato proprio in una diretta fatta, mi ricordo se a, a gennaio, sì, dopo Natale in cui appunto certamente mh, quando si è diciamo mh, un, un po' lasciati a, così nell'isolamento facilmente poi si va a cercare la stimolazione laddove ahimè non andrebbe troppo cercata o perlomeno andrebbe cercata ma nella giusta misura. Quindi per tornare a noi, allora ehm, dicevo io anche nella diretta che ho fatto poco fa su Instagram ho un po' usato le slide del videocorso per avere un po' una traccia di come parlare, perché è un, sono temi talmente vasti, cioè come parlare di tutto, perché parlare di benessere, voi capite, soprattutto da un punto di vista olistico, significa parlare di, veramente dei cinque elementi della vita, cioè terra, aria, acqua, fuoco, significa parlare di, degli assi cartesiani, di tutto quello che è importante per la nostra salute in primis, quindi dicevo che allora, ehm, sicuramente la bellezza è un valore umano, no? cioè intesa come armonia, intesa come stato di, come termometro della nostra vitalità diventa, insomma secondo me la lettura acquista un pochino più di significatività e questa secondo me è quella che deve essere data. E poi eh, io cosa ho fatto nel video corso e cosa farò adesso con voi, ripercorro un po' le sette chiavi, quelle che secondo me sono un po' delle ho raggruppato degli argomenti che a loro volta tipo matriosca ne raccorruberebbero moltissimi altri in realtà che sono molto importanti per il nostro benessere e quindi naturalmente la nostra salute a cui gli oli essenziali applicati possono donare ancora più intensità. Siccome la mia, il mio utilizzo degli oli essenziali potrebbe essere suddiviso no? in un prima e dopo, che non so bene collocare a livello temporale, però io ho avuto diciamo l'aromaterapia che mi ha accompagnato da quando sono molto piccola, però poi c'è stato un periodo in cui gli oli essenziali sono entrati molto di più, nella, li ho integrati nelle mie pratiche, appunto nel mio stile di vita, molto molto di più. Ed è qualcosa che è avvenuto negli ultimi dieci anni. Prima di questa data io gli oli essenziali, diciamo prima di dieci anni fa, io li conoscevo, li studiavo, li amavo, li apprezzavo, li compravo, però ehm, diciamo mi ero spinta non troppo avanti con la cosiddetta cosmesi fai da te, con i detersivi naturali e soprattutto, diciamo, li util... anche perché se volete ero anche più giovane, quindi in un certo senso... Non, non mi era neanche capitato per me stessa o per i miei familiari di voler andare ecco, troppo alla ricerca. Poi, appunto, ripeto, soprattutto da, dagli ultimi dieci anni in poi, sempre di più con gli animali, nella casa, in tutte le mie eh, pratiche di vita, l'aromaterapia ha iniziato ad entrare in modo sempre più approfondito e quindi anche più studiato. E lo stile di vita è fondamentale perché la bellezza non, non può e non deve essere frutto di una continua sottomissione a una serie di, di fatiche, no? mia nonna mi diceva quando ero piccola e mi pettinava e mi tirava i capelli perché magari c'erano i nodi, mi diceva se vuoi abbellire devi soffrire. No, ecco, quel mantra lì io ho poi cercato di farlo uscire ben velocemente perché non voglio e non deve essere così, in realtà eh, acquisire bellezza deve essere un piacere, non diciamo che quello che forse mia nonna un po' voleva insegnarmi più che altro è che bisogna anche cercare di avere un po' di disciplina, no? cioè bisogna magari trovando dei sistemi un po' meno, eh, no? tipo mia nonna col pettine, un pochino meno eh, durto, però sicuramente dobbiamo catturare e integrare quante più attività eh, possibili con l'integrazione degli oli essenziali e quindi cosa ho fatto io? No? Siccome vi dicevo c'è stato un prima e un dopo nella mia vita con gli oli essenziali, tutta una serie di pratiche io le ho fatte sia con che senza gli oli essenziali, vi posso assicurare che fare le stesse cose con gli oli essenziali è estremamente ma estremamente più penetrante veloce Proprio potente cioè come effetto e come risultato, quindi ho un po' ripercorso quelle che mh, le mie conoscenze mh, negli anni che si sono accumulate stratificate le cose che mi hanno dato in assoluto eh, più eh, benessere con l'aggiunta degli oli essenziali, quindi diciamo è un po' il mio scrigno segreto, diciamo il, il video corso è in assoluto quello che racchiude. Più di tutti allora adesso io con voi le guardo un po un po tutte quante queste sette eh, queste sette chiavi ovviamente rimandandovi per tutta una serie di approfondimenti al videocorso stesso ovviamente eh, nel quale a sua a, a poi ulteriormente ho rimandato ad altri testi a quello che io ho ehm, letto alle fonti da cui insomma ho poi tratto una serie di di notizie allora, in sintesi, la prima chiave in assoluto è l'equilibrio emotivo e detta così potrebbe sembrare una cosa gnocca. Allora, l'equilibrio emotivo è fondamentale perché l'emotività ha una potenza di devastazione all'interno del nostro corpo, cioè una persona che si consuma nell'ansia, nella rabbia, nel, nella tristezza, nel dolore. Non è assolutamente paragonabile a una persona degli stessi anni che mangiasse le stesse cose, che facesse esattamente le stesse pratiche tutti i giorni che non avesse lo stesso livello di, di, no, eh, di attività febbrile mentale, cioè il dolore psicologico, la sofferenza psicologica sono in assoluto gli elementi più. Che proprio ci corrodono in tutti i sensi di più, quindi l'equilibrio emotivo va cercato con tutte le nostre forze. Ho citato una serie di cose che riguardano l'equilibrio emotivo, là, tutti i vantaggi che avevamo poi già visto un pochino nel video corso sull'equilibrio emotivo per chi l'ha fatto, ma che ho voluto comunque sintetizzare risottolineando. L'importanza di elementi come la coerenza cardiaca, di cui ci ha parlato tanto la dottoressa Rica Poli, per esempio, coerenza cardiaca, quel fenomeno per cui le emozioni sono vissute, ma considerate che il nostro corpo, il nostro sistema psichesoma è pensato per avere una certa coerenza cardiaca, cioè un battito, una frequenza cardiaca che tutto sommato sia abbastanza. Coerente ed equilibrata, che vada all'interno di un range più o meno stabile, no? con alcuni picchi, ma che poi rientrino questi picchi e vadano all'interno, diciamo, di un movimento ondulatorio più o meno costante, quindi non statico, no? cioè non la piattezza. Certamente l'oscillazione con anche qualche picco, ma poi deve più o meno rientrare. Il nostro cuore, il nostro sistema immunitario, tutta la nostra persona è fatta per funzionare così se noi siamo continuamente no, a, con i neuroni che sparano e con l'adrenalina nel corpo. E va da sé che noi stiamo portando la nostra macchina è come se noi andassimo eh, continuamente con, non so, fate conto l'acceleratore. E il freno a mano in parte tirato, o comunque se noi con la macchina andassimo costantemente no, senza, eh, senza mai avere la possibilità di dar respiro al motore, eh, ovviamente prima o poi ci surriscalderemo e questo è intuitivo. Quindi la coerenza cardiaca va cercata. Ma per arrivare a coerenza cardiaca, voi capite che cioè, non è questo gioco da ragazzi, bisogna lavorare su di sé, smantellare gli autosabotaggi, togliersi gli schemi, cioè. Io qui ho accorpato alcuni buoni motivi per cui va ricercato con costanza sempre l'equilibrio emotivo. Quindi, oli essenziali, crescita personale sono due elementi che ci devono accompagnare sempre perché noi continuamente, noto, dobbiamo togliere paure, dobbiamo provare a, a prenderci dei rischi in più, esporci e... Per cercare di realizzarci. Quindi anche quando non ci sta capitando nulla di dobbiamo lo stesso sempre un pochino avere a che fare con una serie di ecco, di, di come dire, eh, di piccole sfide quotidiane. Argomento già strattato in mille altri modi, vi rimando alle altre mie dirette, a quella sui chakra e bla bla bla. Gli oli essenziali ci accompagnano. Qua riepilogo un attimo, giusto per fare un pochino di ripasso che non fa mai male. L'equilibrio emotivo e quindi l'emotività con gli oli essenziali può essere moltissimo aiutata, soprattutto quando facciamo le formulazioni in cui mettiamo la nota bassa che parla ad una parte della nostra personalità, ad una parte della nostra energia, un particolare tipo no, di costituzione, in particolare quella più profonda. La nota media. Al 50% nota bassa al 20%, nota media al 50%, che lavora invece sulla nostra coscienza, sulla nostra parte più attiva, più vigile, sul nostro io, quindi sulla parte nostra, sempre costituzionale, ma quella che è un po' meno profonda, quella che ha a che fare col qui e ora, con, la, con il presente, la situazione che abbiamo in questo momento davanti, e poi la nota alta al 30% che riguarda invece il nostro dialogo col mondo esterno, sia quando il mondo esterno è oggettivamente il mondo esterno, sia quando il mondo esterno è quello che noi abbiamo interiorizzato sotto forma di superio, no? il famoso superio che è il giudice censore interno. Quindi l'aromaterapia la, diciamo che può essere utilizzata per l'equilibrio emotivo in, in miliardi di modi che abbiamo nel corso diciamo del... Del tempo visto, sia per chi mi segue nei corsi, nei seminari, e nelle dirette su questa pagina. Quindi diciamo che vi rimando a, a tutto questo perché qui vogliamo andare anche un po' sul tema della bellezza e quindi dell'immagine. Gli oli essenziali è chiaro che quando noi li utilizziamo per un principio, poi lavorano anche su altri. E quindi ovviamente quando noi utilizziamo un olio essenziale, magari nella crema per la pelle, prendiamo due piccioni con una fava perché poi quella crema. Noi la inaliamo anche olfattivamente e quindi sapere quali oli essenziali rassodano, sono antirughe e contemporaneamente sono quelli giusti per il nostro tipo di energia emotiva è, voi capite, qualcosa di estremamente più vantaggioso rispetto a quando invece non lo sappiamo. Quindi per ogni oli essenziale che ho indicato nel corso, poi dopo io ho anche un po' detto che tipo di funzione psicologica può avere brevemente. Anche se poi c'è il mio libro e ovviamente tutti i manuali di aromaterapia che più o meno ci danno indicazioni. Sapete che l'olio essenziale è multifunzione e quindi quando lo usiamo per uno scopo, naturalmente, magari ci mettiamo il rosmarino perché stiamo perdendo i capelli e vogliamo farli allungare. E mentre lo useremo, probabilmente saremo anche un po' fluidificati e facilitati ad esprimere noi stessi, per cui attenzione quando si usa un olio essenziale che può avere effetti anche sul nostro, sul nostro umore. E, e quindi insomma, ecco, quello è sicuramente un tema grosso, gigante. Poi c'è il tema, la seconda chiave è quella del detox. Io vi invito a considerare il detox come attività da fare in modo regolare più o meno, perché sicuramente è molto utile. E considerate anche che il detox è un'attività che per noi che subiamo tutto quello che è l'inquinamento intorno a noi è indispensabile, cioè come fa si, si cambiano i filtri alla macchina è importantissimo poter ogni tanto drenare tutto l'eccesso le di tossine che dentro di noi inevitabilmente si accumulano perché viviamo in un'aria che non è quella giusta, che è molto contaminata, l'acqua che beviamo lo è forse anche di più. Poi c'è tutto il tema dei sentimenti, delle emozioni che a volte tendono ad essere appunto sempre un po' eccessivamente frenetici, e eccetera, eccetera. E quindi va da sé che il detox di mente, corpo e spirito, cioè, diciamo del pensiero, del derma e dell'intestino soprattutto deve essere fatto. Va fatto, gli oli essenziali in questo ci aiutano molto perché messi nell'acqua, messi nelle compresse. Possono, adesso vi leggo un po' quali possono essere gli oli essenziali che eh, ci possono dare una mano per facilitare un processo di smaltimento all'interno del nostro corpo. Il detox è un po' come dire inevitabile, se uno vuole essere bello, eh, se vuole avere una bella pelle, se vuole avere comunque uno stato di invecchiamento ancora come dire il, il più possibile lento no? e quindi a mantenersi per l'appunto vitali bisogna necessariamente considerare che quando le tossine si accumulano in eccesso e quindi lo stress ossidativo inizia a diventare importante dentro di noi il nostro corpo deve attingere alle risorse del corpo stesso e questo produce il deperimento dei tessuti e tutta una serie di altri elementi a catena che in Modo sistematico, ma molto sintetico, visto poi nel video corso e a cui vi rimando qui. Proviamo un po' a vedere che oli essenziali possono esserci di aiuto per togliere un po' di tossine da noi. Quindi, allora tenete in considerazione quello che vi ho appena detto, cioè che va disintossicato sicuramente l'intestino, perché nell'intestino viene prodotta la maggior parte della serotonina. Che il nostro organismo deve produrre perché è soprattutto lì che la si produce quindi voi capite che avere la flora batterica alterata o uno stato o l'intestino in cattive condizioni sicuramente non ci agevola e la serotonina che è l'ormone della gioia è quello che tiene poi in perfetto funzionamento il nostro sistema immunitario quindi l'intestino deve essere in regola deve essere pulito e siccome l'alimentazione che spesso troviamo in giro nei supermercati eccetera è chiaramente molto spesso povera di elementi nutritivi, quando addirittura non ricca di schifezze che non fanno neanche bene, noi dobbiamo ogni tanto considerare di ripulirci. Allora, quindi, eh, vi cito alcuni oli essenziali che mh, detossificano soprattutto i visceri, il metabolismo e quindi tutto l'apparato gastrointestinale e sono origano, melaleuca, timo, chiodi di garofano. Ovviamente vanno utilizzati con cautela, attenzione, consiglio spassionato. Affidatevi al consulente, all'ormaterapeuta, affidatevi alla persona, poss possibilmente non soltanto diciamo. Ehm, che si interessa di oli essenziali, ma qualcuno che li ha studiati, qualcuno che si è formato perché ovviamente va da sé che ha un po' più di cognizione di causa e di competenza anche sulle modalità. Perché alle volte una persona potrebbe utilizzarli, ma magari deve individuare la modalità sublinguale, incompressa, in acqua, quali, combinati come. Ok, qui mi limito a citarli. Sappiate che invece, per quanto riguarda la, il detox, di del fegato del sistema linfatico no quindi per drenare bene eh, oli essenziali di riferimento sono rosmarino geranio menta piperita arancio e limone pompelmo e mandarino poi c'è anche il cilantro c'è anche il coriandolo mh, però ecco allora intanto questi sicuramente sono quelli drenanti poi ci sono ancora più drenanti e che sono ancora più attivanti per il metabolismo, quindi magari indicati quando vi è un eccesso di sovrappeso, zenzero e lemongrass. Coriandolo appunto soprattutto quando vogliamo detossificare i muscoli, quindi quando avete un eccesso di acido lattico, il coriandolo vi aiuta moltissimo a convertire questo tipo di condizione della, dei tessuti. E l'incenso. L'incenso è un olio essenziale super detox e soprattutto è l'olio essenziale, chiamiamolo, detossi, detossinante del sistema nervoso centrale. Eh, L'ho spiegato bene nel video corso, qua ve lo accenno proprio così molto: eh, il neurone, è una cellula che non si duplica, okay? quindi è una cellula che non è che può essere sostituita, può solo essere ripulita, e lo, questo avviene durante il sonno. Ne ho parlato nel video corso perché una delle chiavi è il sonno. E quindi non è semplice anche per gli oli essenziali superare la barriera metancefalica, entrare nel... Ecco, i neuroni per esempio non utilizzano il sangue ma il liquido cefalorachidiano per ricevere nutrienti per ricevere... e questo avviene soprattutto nel sonno. Ci sono delle ricerche molto belle da parte di quegli istituti che si occupano di sonno, quindi al di là che l'avete già capito una delle altre chiavi è il sonno, L'incenso è sicuramente un olio essenziale che quando vogliamo tenere in ordine il nostro sistema nervoso centrale è l'olio essenziale di riferimento. Ok, sentite mille altre cose ci sarebbero da dire sul detox, ma vi rimando al video corso ad altri approfondimenti, eccetera, eccetera. Adesso qua ci, ci facciamo una carrellata giusto per gradire. Attenzione alla qualità, nel video corso ne ho riparlato. Mi raccomando, poi sempre per il detox ci tengo a citare anche tutte le tecniche a mediazione corporea molto molto importanti perché drenare dai tessuti profondi non è facile e quindi a volte la riflessologia, eh, tutte le varie tecniche di massaggi, shatsu piuttosto che eh, la massoterapia, il massaggio ayurvedico, eh, tutti i tipi di massaggio... Sono molto importanti il Dien Chan che io ho appena scoperto che è fantastico perché ragazzi col Dien Chan dal viso davvero a volte si riescono a stimolare anche degli organi interni, addirittura dei visceri è incredibile. Eh, grazie. Sa ok, Salvatore ci consiglia delle cose. Va bene, quindi dicevo che. Eh, per ehm, ecco, anche, questi, anche queste tecniche a mediazione corporea possono essere molto molto utili e quando le facciamo con l'abbinamento degli oli essenziali il loro potere naturalmente aumenta. Quindi, conoscere un po' quali oli essenziali detossificano possono essere utilizzati sul derma e queste tecniche ci dona ovviamente moltissima, ehm, come dire, eh, moltissimi elementi di supporto in più. Seconda chiave, no, terza chiave, il respiro, la respirazione. Quindi mi sono veramente spesa tanto nel, nel video corso per parlare della respirazione perché allora, ehm, respirare bene fa la differenza, ma fa veramente la differenza. Questo so di averlo già detto anche in altri corsi ma, e non mi stancherò mai di ripeterlo perché mm, la respirazione è fondamentale il nostro corpo può stare senza cibo giorni e giorni può stare senza acqua qualche giorno ma sicuramente può stare solo pochi minuti senza respirare questo ci dà la misura dell'importanza della respirazione per l'uomo quindi una persona che sappia come respirare riesce ad avere una leva in mano per modificare sia lo stato energetico interno sia per Andare a modificare anche l'equilibrio emotivo perché comunque una delle prime cose che si scompensano quando una persona è in disequilibrio emotivo è la respirazione. Una persona che sia tendenzialmente ansiosa, oltre al fatto che spesso parla troppo e troppo veloce, va in apnea molto frequentemente. Questo fa malissimo. La coerenza cardiaca di cui vi ho parlato all'inizio, di cui la dottoressa poi ci parla. È molto importante perché in realtà quando noi siamo in, in coerenza cardiaca, automaticamente il nostro respiro è un respiro che non è solo della parte alta, è un respiro più di pancia, è un respiro più dilatato, è un respiro che chiama più aria, butta fuori più aria e chiama più aria. Quindi essere consapevoli di come si respira, adottare delle tecniche di respirazione, fare caso a questo è un elemento. Molto importante se poi noi nell'aria ci mettiamo gli oli essenziali, è chiaro che immaginate un respiro compiuto in modo profondo, no? In modo consapevole con l'abbinamento degli oli essenziali, io vi assicuro che è potentissimamente antiossidante nel video corso. Ho, ehm, ho spiegato, ma lo voglio dire anche qua, come molto spesso le soluzioni semplici, che sono le più potenti, le più utili, sono quelle cui magari facciamo meno caso. Il respiro, che è uno strumento molto potente e anche estremamente economico, per non dire totalmente privo di costo. Sapere come respirare ci dà molta energia. Farlo con gli oli essenziali ancora di più. Poi, Adesso io ultimamente lo sapete, mi sono, sono entrata in fissa con il Prana Inhaler perché più abbiamo possibilità di portare in profondità anche col respiro, gli oli essenziali naturalmente meglio è. Quindi il respiro ci serve a dare soprattutto energia, supporto a tutte le vie respiratorie, equilibrio emotivo e principi attivi al sangue, ma tutto ciò è vero soprattutto se noi mettiamo gli oli essenziali. Gli oli essenziali che vanno bene per il respiro sono tutti perché li respiriamo, quindi direi che tutti. Poi è chiaro che se vogliamo mantenere le vie respiratorie in buona salute andremo a scegliere quegli oli essenziali come il limone, come la menta, come l'eucalipto, come il rosmarino, come il cumino, il coriandolo, che sostengono l'apparato respiratorio. Ma tenete presente che comunque gli oli essenziali, in linea di massima, sono, sono tutti molto... Ehm, supportivi rispetto appunto alla qualità dell'aria che noi eh, respiriamo e la vanno anche un po' a migliorare soprattutto quando l'aria è un'aria tossica quindi una cosa che vi consiglio per esempio è anche la il diffusore d'essenze in macchina perché comunque aiuta un po' a convertire no, quell'eccesso di radicali liberi che sono presenti anche nell'aria perché l'aria può essere inquinata quindi non, non benefica e quindi è ricca di ioni positivi anziché negativi oppure può essere l'area del mare della montagna ricca di ioni negativi e, e fluvi balsamici perché eh, sapete che esistono le terapie quelle che si fanno nel bosco no perché quando si va per esempio in un luogo dove ci sono molte specie vegetali come per esempio nei boschi eh, o, o per esempio anche in certe zone marittime dove c'è la macchia mediterranea dove ci sono comunque dove la vegetazione è incontaminata Pensate solo alla Sardegna, eh, voi respirate automaticamente gli oli essenziali nell'aria, quindi cioè, le piante, soprattutto quando sono attraversate dalla brezza, quando sono attraversate dal vento, rilasciano nell'aria gli oli essenziali, perché sapete che gli oli essenziali vengono definiti anche l'apparato comunicativo della pianta, quindi quando noi entriamo in mezzo alla natura, passiamo tempo nella natura, quindi la terza chiave, quella dell'aria, è in realtà aria. Possibilmente aperta e quindi incontaminata e in mezzo alla natura, voglio dire, è chiaramente un'aria che ha una qualità molto diversa, che è molto più ricaricante ed energizzante rispetto ad un'area cittadina. Poi io figuratevi: vivo a Parma Val Padana, c'è proprio un buco su sulla Valle Padana. Se guardate la terra dall'alto, c'è proprio il buco nero della serie lì. No ecco, io vivo lì, figuratevi. Quindi. È molto importante la compensazione che gli oli essenziali possono fare e poi esserne consapevoli appena si può. Magari andare al mare in montagna o stare in mezzo alla natura. Poi, vabbè, la qualità della respirazione. Tutto il resto St starei troppo a lungo per la diretta di stasera, e dopo vogliamo andare tutti a cena. Quindi, vi, vi lascio eh, su, questa, su questa chiave. La quarta, l'acqua, è un tema di importanza capitale. Noi siamo composti quasi esclusivamente di acqua, cioè è il costituente in assoluto più presente nel nostro organismo. Quindi è importante sapere due cose. Uno, come funziona l'acqua, cioè quali sono le caratteristiche dell'acqua, che tipo di caratteristiche deve avere l'acqua di buona qualità. Quindi ho spiegato, io all'acqua ho dedicato tanto, tanto tempo, eh, è un tema che mi affascina, che mi interessa, ho letto molte cose. Eh, non ho ancora finito di approfondire perché in realtà ci sarebbe tanti, eh, è tuttora oggetto di studio. L'acqua è uno dei, degli elementi naturali veramente in assoluto eh, più particolari, un po' come l'argilla. Sapete che l'argilla la potete impastare, cuocere, bagnare, frantumare, ritorna sempre. Ecco, L'acqua è uno dei pochissimi, eh, se non l'unico elemento naturale che è capace di essere in tutte le forme, gassosa, liquida, solida. L'acqua è, è in assoluto uno dei, come dire, degli elementi che non si può non toccare se si vuole essere in salute e avere un bel aspetto. Una persona che beve poco potrebbe fare anche tutto il resto, potrebbe anche avere un buon equilibrio emotivo paradossalmente. Quindi voglio dirvi, una, la prima chiave, la più importante, l'equilibrio emotivo potrebbe essere in ordine, ma bevi poco? Eh, no, no, no non, può, non può succedere perché... E Manuela che mi scrive, vieni ad abitare da me, Manu arrivo sicuro tra un po'. Eh, ecco, quindi, grazie Anna, vi dicevo, eh, sono talmente importanti queste chiavi che non possono essere trascurate, cioè io in questo videocorso avrei potuto farvi, guardate, una bella carrellata di preparazioni con gli oli essenziali, ma vi avrei dato qualcosa di poco significativo, di poco profondo. Perché eh, lì a Giannone mi dice anche in Sicilia assolutamente sì. Io ho origini siciliane. Poi, tra l'altro, Sicilia è una terra pazzesca con un'energia potentissima. Sì, ecco esatto. In questi posti insomma è chiaro che la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua pensate soltanto alla qualità dell'acqua di un pozzo artesiano rispetto alla qualità della bottiglia che ci portiamo a casa. E considerate che ci sono persone a volte che bevono l'acqua del rubinetto perché comunque è un'acqua potabile e, e di cui a volte si ha anche in un certo senso il controllo, perché comunque vengono fatti, no, il comune fa i rilievi, ecco purtroppo però considerate che l'acqua deve avere delle caratteristiche particolari, se trovo la slide ve la leggo, l'acqua dovrebbe essere pura, il più possibile, priva di residui fissi, dovrebbe essere composta da piccoli cluster, nel senso che l'acqua che scende da una cascata è un'acqua che viene, come dire, sbatte, no? Sbatte contro le pietre, sbatte contro... Cioè, è un'acqua non stagnante. L'acqua, invece, che rimane stagnante, si aggrega e anche la molecola dell'acqua, che ha la tipica forma, a cosiddetta cluster, diventano cluster molto grossi, dei grappoli molto grossi, che poi nel nostro corpo fanno più fatica ad essere idratanti, penetranti. Quindi deve essere un'acqua particolare. Io, il mio consiglio spassionato è... Cercate di capire come fare per portare sulla vostra tavola acqua che sia di buona qualità. Lado, poi l'acqua deve essere appunto energizzata, ionizzata, informata positivamente. L'acqua informata vi rimando al corso perché c'è troppo da dire. L'acqua viene influenzata dall'elettromagnetismo. Il nostro pensiero è elettromagnetismo, noi siamo sostanzialmente delle come dire. Delle entità elettromagnetiche che si manifestano per mezzo di un corpo fisico, ma siamo innanzitutto entità elettromagnetiche. Questo ce lo dice l'elettroencefalogramma, l'elettrocardiogramma, cioè gli esami stessi clinici che ci fanno sono atti a rilevare l'elettromagnetismo presente in noi. Quindi noi siamo entità elettromagnetiche, di sicuro. Tutte le volte che abbiamo un pensiero che ha un certo tipo di. Come dire, frequenza che ha un certo tipo di pesantezza, che si porta dietro anche una neurochimica di cui ho parlato nel video corso equilibrio emotivo di un certo tipo, va da sé che l'acqua che compone il nostro corpo assumerà di conseguenza un certo tipo di forma. Quindi tutte le cellule del nostro corpo subiranno l'influsso di quel tipo di, no, di informazione che noi continuamente diamo. Per chi conosce, spero in tanti, Masaru Emoto, vi rimando a lui, a tutti gli studi che ha fatto sull'acqua, l'idea di avere un pensiero fisso su, di un certo tipo, immaginate che effetto può fare sull'acqua del nostro corpo. Okay? Quindi e gli oli essenziali, riarmonizzando il nostro pensiero, riarmonizzando il nostro umore e naturalmente andando a portare principi attivi e soprattutto ossigeno, ioni negativi al nostro, alla nostra acqua, ce la migliorano moltissimo. avere gli oli essenziali nell'acqua piuttosto che no, può essere molto molto ecco, diverso. Vi dico <ride> quindi, proprio molto in velocità, gli oli essenziali più gradevoli che possono essere messi nell'acqua, perché possiate berla. Arancio, anice, cassia e cannella con insomma un po' di cautela perché sono belle dolcine, sono buoni ma sono anche piccantine, a me piacciono però insomma ve lo dico. Cumino, limone, lime. Mandarino verde buonissimo, bergamotto a me non piace, ma molti lo, lo, lo utilizzano e mi piace, menta piperita, pompelmo e zenzero. Questi sono quelli più versatili che vanno bene da mettere sia nei cibi che nell'acqua. Ok? La quinta chiave è il cibo, eh, va da sé, ho fatto un intero libro con Laura Cuccato no? eh, sul cibo crudo, anche se poi non ho parlato nello specifico di cibo crudo perché poi io non sono nutrizionista e non mi voglio sovrapporre ad essi. L'importante è che voi abbiate cura di quello che mangiate, non si può mangiare la prima cosa che capita, se non ogni tanto, e questo lo faccio anch'io, ma fondamentalmente bisogna avere un po' di tempo da dedicare a quello che mangiamo, che vuol dire non tanto sapete cucinare chissà cosa. Ma vuol dire soprattutto eh, cercare di prepararsi un cibo che sia ancora ricco di nutrienti, che sia l'energia che il cibo ci può dare, intanto è molto sopravvalutata perché l'energia prevalentemente entra di noi tramite la respirazione, come già detto. Ma poi eh, il cibo deve avere dei nutrienti, cioè deve avere delle sostanze nutritive, l'energia dentro di noi arriva se abbiamo del, delle sostanze che hanno un significato. Nutri nutrizionale, la caloria in sé per sé ci può dare un po' di energia sul momento, ma non ha un vero potere nutriente su di noi. Per cui è molto importante quando, per esempio, ahimè, non abbiamo la possibilità di contare sempre su un cibo particolarmente ricco di principi nutritivi, poter sapere come mettere alcuni agli essenziali anche nel cibo, quindi come vedete l'aromaterapia ci viene in soccorso in tutte le attività volte al riequilibrio e alla salute della persona. E perché possono davvero applicarsi in mille modi, quindi quelli che vi ho letto prima sono quelli che possono essere utilizzati. Quindi oltre a favorire naturalmente messi nel cibo gli oli essenziali, soprattutto la salute degli organi interni. Quindi come vi ho detto prima, anche e soprattutto nell'intestino, cioè una persona che ha l'intestino in cattive condizioni, voi capite che, ecco, perciò gli oli essenziali uniti al cibo hanno questa duplice, triplice funzione che comunque danno anche un... Eh, riorganizzano sicuramente i livelli di pH all'interno dell'intestino dell e in più appunto rendono il cibo un pochino più ricco di. Sesta chiave, il sonno. sonno eh, cioè, allora, no, non si può dormire poco, ma io ho fatto molta fatica a dare priorità. Allora, a parte la prima chiave, l'equilibrio emotivo, che è davvero è la prima, però poi tutte queste altre che vi sto leggendo, io le ho messe in fila, ma non in ordine di importanza. Perché, come si fa a dire, è più importante l'acqua o il sonno? Se voi volete far impazzire una persona, le togliete il sonno. I nazisti lo utilizzavano come era lo strumento di tortura, quello che. Eh, pare fosse più efficace nel far confessare anche i più eh, reticenti, cioè la psiche non può non dormire perché davvero va in cortocircuito. Una persona che non dorme di notte rischia sul serio di andare incontro a dei grossi problemi perché durante il sonno ci sono tutta una serie di riequilibri che avvengono. Quindi quali oli essenziali ci possono venire incontro per? Adesso vi do una mia formulazione e vi leggo quali sono quelli più di riferimento. Poi naturalmente tutti i contenuti di cui ho parlato sul sonno non ci stanno adesso. Però, allora, eh, sicuramente lavanda arancio, vetiver, salvia, sia la officinalis che la sclarea, incenso, legno di cedro. Poi c'è un olio essenziale che io normalmente non cito molto spesso, ma più che altro perché è molto costoso, ma quando si parla di sonno e di difficoltà a dormire non si può non citarlo, che è la melissa, così come anche la camomilla romana. Sono due oli essenziali potentissimi, ne basta veramente una goccia e, sono, e hanno un'azione estremamente profonda. Ora, vi è una differenza eh, nelle modalità con cui questi oli essenziali vanno ad influire sulle varie fasi del sonno. Non, non voglio, eh, diciamo, aprire troppi file, anche perché poi non riesco ad approfondirli, però vi voglio dire una cosa. Il sonno, in linea di massima, funziona in a, a una serie di fasi al proprio interno. E ognuno di noi dovrebbe poter percorrere all'interno della propria notte di sonno tutte queste quattro fasi. Le fasi più riposanti che sono quelle del cosiddetto sonno a onde lente che è, appunto è la quarta fase del sonno ehm, che è una fase che non è sempre facile da raggiungere. Molte persone si alzano stanche perché in realtà non l'hanno mai, veramente o ce l'hanno molto corta eh, o non la raggiungono addirittura neppure. Sapete quando le persone hanno eh, quelle problematiche importanti di sonno che magari si rivolgono al centro per il sonno e li lasciano quegli elettrodi attaccati e vanno a registrare l'attività eh, notturna? Lo fanno, ma lo fanno a volte anche certi orologi, tipo adesso io il mio lo, lo stacco di notte, però so che ci sono degli, eh, degli orologi, quelli che hanno il sensore no, sotto al polso che registrano il movimento del sonno. Ecco, bisogna sempre andare a indagare. Come sono organizzate queste fasi di sonno? Gli oli essenziali, per esempio le note basse tipo il vetiver o l'incenso, lavorano soprattutto sulla parte del sonno a onde lente, come ecco, anche la melissa in parte. Cioè su quella parte di sonno che mh, magari è appunto successiva, ci vuole un po' prima che arrivi. E quindi eh, io vi consiglio per esempio di utilizzare quando voi avete problemi di sonno importanti sempre almeno una nota bassa con funzione sedativa, come potrebbe essere il vetiver. Quindi la mia formulazione in assoluto quella preferita è quella che si compone di lavanda 50%, vetiver 20% e arancio 30%. La lavanda è un olio essenziale molto utile ma ci aiuta soprattutto in fase di addormentamento, sono tante le persone che a volte mi scrivono e mi dicono sì ma addormento, ma poi comunque mi risveglio, perché appunto riuscire a beccare la, la quarta fase, quella del sonno andolente è un pochino più difficile, per cui provate, ecco, sappiate sulla base di quello che vi ho detto. Eh, ciao Fulvio, c'è un mio carissimo amico che sta guardando, sono contenta, Sp Fulvio spero tutto bene. Quindi dicevo, il sonno ha bisogno appunto anche di oli essenziali che siano eh, caratterizzati da, da questa capacità di essere durevoli. Quindi un'altra cosa che sicuramente sapete chi è Fulvio, adesso ma ve lo, lo spiego. Fulvio, quello che mi fai, i legnetti, questi qua. Questi qua sono legnetti di noce, dischetti di noce. E lui ha un posso dire, no? Che tu hai una bellissima comunità eh, di minori, insomma, oltre a una famiglia spettacolare, lui è legname tra le, le tante altre attività che sa fare e ha il um, un noce, tanto che la sua comunità si chiama il noce e quindi ecco da dove arrivano i miei legnetti. Ecco, quando si deve cercare di dormire con profondità è molto importante. Avere magari la possibilità di tenere qualcosa, possono essere i legnetti di fulvio, ma potrebbe essere anche un fazzoletto, potrebbe essere un tessuto, potrebbe essere diciamo anche il cuscino, eh? qualcosa che aiuti a mantenere, diciamo, l'inalazione dell'olio essenziale un po' a lungo durante la notte. Ok, ecco, eh, perfetto, quindi il, il sonno, ecco, poi un'altra cosa che nel, nel video corso sp ho spiegato è anche l'importanza magari dell'assunzione sublinguale prima di andare a letto, perché comunque soprattutto alcuni oli essenziali sono molto importanti per cercare di mh, conciliare il sonno, ma anche supportare tutta quell'attività di riparazione metabolica e che vi ho detto prima. Con appunto la modalità sublinguale, che, come ci spiega Wilmer Zangherati, è la più potente in assoluto. Ok, settima e ultima chiave: la spiritualità, contatto con il divino, contatto con la dimensione nostra, più di ricerca introspettiva. La spiritualità perché fa parte della delle sette chiavi della bellezza perché tutte le volte che voi avete un problema e se vi sentite davvero di non sapere da che parte sbattere la testa come fare per dovete sempre un po' cercare di avere fiducia nel vostro potere personale perché ehm, anche, anche il tema della bellezza il tema della possibilità di essere in, in piena salute sono molto legati a quanto noi sentiamo di potercela fare di poter guarire sapete quante persone ricevono una diagnosi e immediatamente pensano oh, io non ce la farò allora, se voi ce la farete oppure no, dipenderà moltissimo anche dallo spirito che voi metterete adesso per fare un esempio: no? Da quanto vi sentirete di trovare forza dentro di voi. La spiritualità ci dona molta forza, non è un appiglio, non è un aggrappo, è il luogo in cui. E adesso, come ho fatto su Instagram, vi leggo una frase troppo bella che ho letto su, proprio oggi. Sto facendo e sto finendo il seminario sulla un altro tema a cui sono molto affezionata quindi prima o poi arriverà anche il famoso videocorso sull'Ayurveda ma adesso non ho tempo però comunque sto facendo il seminarietto intanto di introduzione <coughs> vi leggo e so, e nel libro di Canteri che comunque è un libro bellissimo Questo, se voi lo leggete anche non soltanto la parte manualistica ma anche proprio la parte iniziale quella in cui lui parla di Ayurveda lui è un esperto di Ayurveda Cita una frase di Deepak Chopra, no? E Deepak Chopra io sono molto affezionata perché Deepak Chopra è in assoluto stato per me la porta d'ingresso nel mondo della spiritualità, nel mondo di, diciamo, di, di un certo tipo di ottica. Deepak Chopra è eh, il primo libro di Deepak Chopra, che è eh, Mente senza tempo, corpo senza età, che però mi sa che ci sia solo in inglese, io non l'ho mai trovato in italiano che è un libro che andrebbe letto e assolutamente se c'è qualcuno che ha voglia di, di leggerlo e tradurlo farebbe un favore a tutti, perché ehm, in quel libro lui spiega appunto come la mente influenza il corpo, ancora di più, ancora meglio eh, di, di, di come lo possiamo fare io, la dottoressa poi, senza tornare a togliere, Deepak Chopra spiega proprio anche da un punto di vista proprio quantistico come... Il pensiero riesce attraverso proprio le strutture anatomiche correlate, che sono nella fattispecie microtubuli. Okay? C'è uno scienziato italiano Carlo Ventura che ne ha parlato, ne sta parlando ed è molto interessante tutta la sua ricerca i suoi studi, e io sono convinta che gli oli essenziali, proprio per la loro capacità di scindersi in molecole molto piccole, siano gli unici capaci di penetrare persino nei microtubuli delle strutture. Di questa architettura, di questa impalcatura invisibile che è presente nelle cellule. E quindi, secondo Dipak Chopra, questi sono appunto quegli eh, organelli piccolissimi, infinitamente piccoli, e sono presenti nella cellula in un numero appunto quantistico perché è elevatissimo, esattamente come la singola. Eh, molecola di olio essenziale, nel momento in cui entra in contatto con il nostro corpo, si scinde a sua volta in micromolecole ancora più piccole, delle proporzioni appunto numeriche esattamente di questi microtubuli. Quindi eh, ecco, voglio dire, adesso vi leggo la frase di Pak Chopra per farvi capire che cosa si intende quando a volte si parla di spiritualità. Cioè, lui dice: In ogni persona esiste un luogo. Che è libero dalle malattie, che non soffre mai per il dolore, che non può invecchiare o morire. Quando giungi in quel luogo, i limiti che tutti noi accettiamo cessano di esistere, non sono nemmeno considerati come possibilità. Questo è il luogo chiamato salute perfetta, cioè il concetto è che. Esiste un luogo nella mente di ognuno di noi in cui noi ci sentiamo perfettamente capaci, potenti e in grado di risolvere i nostri problemi. In cui ci sentiamo capaci anche di donarci autoguarigione, in cui ci sentiamo capaci di trovare le soluzioni. Quindi la spiritualità non può mancare mai in una persona che abbia deciso di ristabilire in sé un ordine di armonia e di salute piena. Ok? Eh, poi, vabbè, adesso forse è troppo, qua ho, ho ricostruito un po' nel video corso anche quali sono gli oli essenziali che sono più utili per il contatto spirituale. Vabbè, qua adesso stavo leggendo. Allora, non dobbiamo confondere la magia, che certamente è qualcosa che al contrario cerca di scambiare. Schippare no? tutto quello che ha impegno, disciplina, attenzione e che naturalmente non ha niente a che fare con la spiritualità perché l'atteggiamento corretto da avere è sempre quello della ricerca introspettiva e gli oli essenziali possono esserci molto, molto di aiuto in questo. È chiaro che c'è chi è pronto e c'è chi non è pronto. La mia, il mio auspicio è. È che eh, prima o poi tutti quanti magari partendo dall'uso degli oli essenziali possano provare ad astrarsi un po' no? da un atteggiamento molto scissionista in cui esiste il bene e il male i eh, belli e i brutti buoni e i cattivi quelli che insomma quelli che imbrogliano e quelli che bisogna cercare di andare un pochino oltre trascendere no quest'ottica un po' da cartone animato in cui esiste chi, è, chi sa tutto e chi non sa niente bisogna cercare di contattare soprattutto la nostra parte intuitiva no? abbiamo un emisfero destro facciamolo lavorare l'emisfero destro è la, la parte della nostra mente che coglie l'insieme che va oltre che riesce ad essere appunto più capace di avere insight ed intuizione ok allora eh, benissimo ok allora, va bene, sentite. Eh, vi dico un po' in sintesi perché che ore sono? E sono le 8, infatti. Allora, vi dico un po' in sintesi quali sono alcuni o gli essenziali che potreste tenere un po' più come riferimento quando volete occuparvi dell'aspetto estetico. Nel video corso, naturalmente c'è una parte che è la terza in cui ho parlato delle preparazioni, le preparazioni che si possono compiere con l'uso degli oli essenziali. Diciamo che chi ha un pochino di conoscenza e preparazione nell'utilizzo nell dell'aromaterapia ha in sé sicuramente un grande potere di autonomia, anche perché eh, e qua ci tengo a dirlo: eh, utilizzare gli oli essenziali sia per integrarli alle preparazioni magari anche commerciali che potete avere in casa, sia a volte anche per andare a personalizzarle un po' di più. O addirittura in alcuni casi, come spesso succede a me, di doverle proprio sostituire, perché io in alcuni casi ho fatto veramente. cioè, eh, se io ho la pelle infiammata per qualche ragione, soprattutto quella del viso, io vi assicuro che di, di, di non riesco a mettere quasi nulla eh, che sia, diciamo, una formulazione. Eh, commerciale perché di solito quasi sempre hanno dentro dei conservanti anche quelle più naturali comunque un minimo questo ve lo dico perché siccome io i prodotti li faccio con alchimie quotidiane io quando sono andata nei laboratori prima di trovare l'Alambicco, eh, vi assicuro che cercano sempre di farvi mettere il conservante perché anche chi il, anche il conto terzista che vi fa il prodotto si sente più tranquillo però eh, voglio dire, se io so che con gli oli essenziali dentro non ce n'è bisogno, ecco, poi questo non significa che se voi fate delle preparazioni fai da te non dobbiate stare molto attenti, ne, ne ho parlato, dell'aspetto, del, del come si comportano gli elementi tra di loro, quando vedete qualcosa che si è separato dovete automaticamente buttare via, se si presentano cattivi odori, muffe, aspetto strano. Ecco, bisogna ovviamente avere un pochettino di riguardo a come conservate, però si possono fare tante cose e automaticamente diventa anche molto più personalizzabile e per me, dico la verità, diventano prodotti che non sono paragonabili a qualcosa di standardizzato perché se io so di avere bisogno, tra l'altro gli oli essenziali sono tutti multifunzione, quindi quando voi mettete un oli essenziale sul derma... E sapete che magari avete bisogno di tirarvi un po' su? Per esempio, io la menta nella crema da giorno la metto sempre perché è qualcosa che mi aiuta in diversi modi: non solo perché mi dà tono e luminosità, o mi sfiamma, ma so anche che magari per, il mio, diciamo, per la mia costituzione sicuramente mi accompagna e mi fa molto meglio che non un altro per dire oli essenziale. Eh, grazie Claudia, e, ecco quindi eh, vi leggo un po' gli allistenziali di, di riferimento principale per i capelli, la pelle, il drenaggio, eccetera. Poi, naturalmente, per le preparazioni va da sé che vi rimando, o oh, al seminarietto, quello che avevo fatto tempo fa sugli essenziali per la bellezza che trovate nella mia pagina del sito alla voce seminari. Che è comunque un inizio. E lì già alcune cosette le avevo spiegate, le avevo dette anche su, soprattutto sui veicolanti perché per le preparazioni bisogna sapere anche un po quali oli essenziali ma anche quali elementi veicolanti cioè se voi volete utilizzare per esempio gli oli essenziali per farvi un dentifricio oppure per farvi una miscela drenante per il corpo oppure li volete utilizzare sui capelli bisogna sapere a cosa abbinarli e quindi ecco oppure se li volete utilizzare come detergente di nuovo bisogna avere la possibilità di utilizzare pochissimi Pochissimi altri ingredienti naturali, però, appunto, bisogna avere un minimo di consapevolezza. Io mi ricordo che ho fatto un periodo che avevo dedicato tanto tempo alla cosiddetta cosmesi fai da te perché mi piaceva moltissimo. Poi, nel tempo, ho semplificato tantissimo. Perché addirittura ci sono persone che riescono a fare delle creme che hanno una texture praticamente quasi paragonabili a quelle che si comprano, no? Molto vellutate, molto leggere, però. Poi a volte bisogna comunque andare a prendere delle, delle paraffine o comunque delle, delle cere vegetali che è vero non sono magari conservanti quelli più noti, però comunque comincia ad esserci troppa roba. E considerate che voi dovreste poter mettere sulla pelle qualcosa che in teoria dovreste persino poter mangiare, perché le nostre cellule quelle sono e quando su una, sulla pelle mettete qualcosa che in realtà non mangereste, è chiaro che lì... Comunque la cellula sta assumendo anche qualcosa che in realtà non è proprio confacente alla sua fisiologia. Ok, grazie, Emanuela. Allora, pelle: proviamo a prendere ehm, in considerazione alcuni oli essenziali principali per la pelle: incenso. Mirra, ovviamente menta piperita che molti non lo sanno, ma è uno degli oli essenziali più importanti per la pelle ed è considerato uno degli oli essenziali di maggiore riferimento perché nutre molto anche nel profondo, è molto tonificante e sfiammante. La lavanda, ovviamente, il T Tree, certo, legno di cedro che va benissimo però anche per tanti tipi di patologie, sembo regolatore, il legno di cedro è molto utile per tutti i tessuti gli dà consistenza, compattezza, coesione, finocchio e geranio. Tenete presente che ce ne sarebbero anche altre tra cui lo so l'elicriso, perché l'elicriso ogni tanto quando parlo di derma non lo cito, non lo fa, non, non faccio riferimento, sbagliando in un certo senso, ma è che l'elicriso ha il problema che vi dicevo prima a proposito di quegli oli essenziali che si usano tipo la melissa e la camomilla. 5 ml di elicriso di buona qualità hanno un costo elevato e quindi insomma siccome il mio obiettivo è anche quello un po' di aiutarli ad essere anche autonomi, certamente chi ha un po' le prime armi magari non ha ancora quella passione no, per cui ha tanti oli essenziali e magari si è permesso anche di sperimentare, spendere per la propria eh, passione e quindi magari non ha preso appunto, non se la sente ancora di prendere certi oli essenziali. Io stessa vi dico la verità, alle volte... Mi rendo conto che già con quelli che vi ho citato si fanno talmente tante cose e sono talmente tanto potenti che poi magari li prendo, quelli più costosi, però poi alla fine li uso poco. Ecco perché ne parlo poco. Naturalmente sì, so che qualcuno di voi sta già dicendo, ma anche l'ilanghilan per la pelle, sì, certo, assolutamente. E, diciamo quelli che però possono essere proprio più. Uh, utili soprattutto perché poi ho visto sia gli antirughe che quelli per diciamo la pelle che ha acne o problematiche capelli capelli assolutamente legno di cedro fortifica tantissimo e eh, aiuta anche a, a sebo regolare eh, rosmarino aiuta la crescita salvia sclarea aiuta a stoppare la caduta e anche salvia officinalis lavanda che ha tantissime funzioni per i capelli eh, arresta la caduta, li rinforza lenisce il cuoio capelluto li lucida, timo grande detossificante del cuoio capelluto da utilizzare con molta molta attenzione e li lang, lang assolutamente li lang, lang ha tra l'altro la capacità di aiutare il capello molto fragile a diventare un pochino più corposo, più spesso apparato muscolo scheletrico velicito, coriandolo, maggiorana chiodo di garofano, menta piperita basilico, ce ne sarebbero anche altri però sentite, giusto per avere qualche olio di riferimento per le prime preparazioni, questi sono più che sufficienti. Tessuti profondi, sistema linfatico: ah, una cosa che ci tengo a dirvi, l'ho detto anche nell'altra diretta su Instagram. L'attività fisica, che io, di cui ho parlato un po' nel nella chiave detox, nella seconda, dovrebbe essere sempre contemplata. Difficile pensare di poter sostenere realmente il nostro sistema linfatico senza un'adeguata attività fisica, perché il nostro sistema linfatico ha necessità di essere aiutato, supportato e quindi dobbiamo cercare di aiutare lo smaltimento del carico tossinico da esso, perché non è provvisto di pompaggio, di un sistema di pompaggio come il sistema sanguigno e quindi è importante l'attività fisica non solo perché ci fa drenare attraverso il sudore le tossine non solo perché ci aiuta l'ossigenazione no? un pochettino più importante dei tessuti con l'alterazione la, della respirazione, ma anche perché appunto ci, ci muove. E avete presente no? le, le pedane vibranti che vendevano una volta, che adesso secondo me sono un po' passate di moda, che appunto avevano la funzione fondamentale di far vibrare il nostro corpo. Ecco, la funzione che avevano era proprio quella di Produrre una, um, una facilità di smaltimento dal sistema linfatico. Quindi, sicuramente ho parlato di attività fisica e per l'attività fisica, soprattutto per chi si sente un po' incriccato, che sta facendo un po' fatica, che tende ad avere un po' di fatica a muoversi e a cercare di. A rimettersi in attività è giusto supportare l'apparato muscolo scheletrico con degli oli essenziali che facilitano questa ripresa e ve li cito. Coriandolo maggiorana chiodi garofano, menta piperita, basilico. Forse ve li ho già citati, sono un po' fusa, ma va bene lo stesso. Eh, sì, 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 Claudio. Questa diretta rimarrà registrata. Se non faccio qualche cavolata adesso, quando la chiudo dovrebbe rimanere registrata. Tessuti profondi e sistema linfatico smaltimento, quindi da, da, da parte degli oli essenziali profondo, lemongrass, pompelmo, cipresso e cilantro, un olio essenziale di cui non parlo mai perché ha un odoraccio, mi spiace dirlo, ma io sfido uno di voi a dirmi no, a me piace il cilantro. Il cilantro è un olio essenziale che viene estratto dalle foglie del coriandolo, non dai semi perché il coriandolo è una spezia incredibile, da cui si ricavano due oli essenziali, il coriandolo per l'appunto e il cilantro. Cilantro, avete presente anche quando si mangia la cucina, non so, orientale, tipo quella thailandese che ha ehm, spesso, no, si utilizza il coriandolo in foglia che per me è molto buono, anche se poi non lo applico magari alla mia cucina perché non so mai bene come fare, però una cosa che vi voglio dire è che per esempio il miele di coriandolo è buonissimo, contrariamente a quanto si potrebbe credere, anche se lì non so esattamente dove poi l'ape vada, però diciamo che torniamo al tema. Eh, il cilantro sicuramente è uno degli essenziali che aiuta molto il drenaggio e lo potete, lo potete utilizzare, tra l'altro in realtà è uno degli essenziali molto utili anche proprio per il detox, eh, per aiutare a proprio un drenante. Profondo anche quando lo si assume in capsula e sentite, ok Mano mi dice cilantro non è malaccio io lo metto nell'acqua non ci credo io ti voglio, voglio vederti voglio mi fai un video, ti registri ok, allora sentite questi sono un po' gli oli essenziali di riferimento che si possono utilizzare per la nostra bellezza Ehm, io direi che per adesso vi lascio su questo perché poi è chiaro che non so ecco cioè, mh, ah ecco vi posso dire anche questo in ultima analisi proprio giusto due minuti olioliti e idrolati ho fatto qualche breve cenno anche di questo perché, perché sono molto utili possono essere davvero molto eh, utili e sono in assoluto, ehm, diciamo, vanno utilizzati con alc in alcune preparazioni. Soprattutto sono utili con i bambini piccoli con gli animali. Ne ho parlato nel video corso. Quindi qualche rimando l'ho dato. Anche se poi sto aspettando che Wilmer Zangherati eh, riemerga dal suo periodo di super intensità e super stress, e, e quindi possiamo procedere col famoso video corso sui 12 oli essenziali molto particolari in cui parleremo anche di alcuni idrolati che l'idrolato è eh, un, un preparato che può essere molto utile in effetti va bene sentite guardavo se c'era qualche commento ehm um, guardavo se mi era sfuggito qualche commento. Ci sono oli che hanno un effetto lifting. E beh, tutti quelli tonificanti, quindi sicuramente la menta piperita e poi la mirra, tutti quelli che compattano, perché allora il um, Emanuela, il lifting riguarda principalmente il collagene. Nel senso che la pelle, no, sapete quando si assottiglia che comincia a fare la, la piega è perché ha perso eh, intensità, spessore. E qui è eh, lì, è molto anche l'alimentazione, nel senso che se noi non andiamo a, a, a produrre, come dire, lì so contano molto gli aminoacidi, cioè quelle, quei mattoncini che vanno a costituire i muscoli e anche appunto il derma profondo. Collagene, aminoacidi, insomma, c'è un po' di robetta che va contemplata. Gli oli essenziali che possono portare in profondità ossigeno, quindi favorire naturalmente il mantenimento del collagene o comunque l'ingresso di eh, sono, sono diversi. La mirra sicuramente è uno, l'incenso sicuramente è un altro e la menta piperita. La menta piperita eh, nutre proprio nel profondo dà molto sostegno all'impalcatura. Allora, guardavo se, ecco, tenete presente che il video corso è in sconto al 40. So che molti di voi l'hanno già preso, però è in sconto al 40% eh, da fino a stasera a mezzanotte. Eh, se qualcuno è indeciso, se no poi ci sono le serie aromi. Allora, eh, ok. Mm. Guardavo niente ok, sentite dai, più o meno dovrei aver risposto a tutti, eh? la passiflora valeriana passiflora biancospino, eh, la tiglia tomentosa, sono tutte erbe che aiutano moltissimo il sonno. Se, se andate in arboristeria, prendete per esempio il, macella, il macerato glicerico oppure la, la tintura madre. Allora stavo guardando se ci sono ah, vediamo ecco forse una domanda italia che mi chiede eh sì la menta piperita da italia una sensazione di gelo però infatti eh, non va utilizzata sul corpo è, è molto rinfrescante poi ci sono delle menta piperite molto importanti mo molto potenti soprattutto quando sono molto naturali che effettivamente danno quell'effetto ok Va bene, dai, sentite, secondo me ho risposto a tutti. Allora, io direi che per stasera concludo. Vi rimando per chi eh, è al secondo anno della REM Academy al videocorso Aromaterapia e Estetica, per tutti quelli che l'hanno voluto prendere, anche se non sono in Aromaterapia, eh sì, anche se non sono in Arom academy, ma che per interesse personale sono molto contenta, visto che è un videocorso che ha avuto molto successo, sono davvero contentissima, anche perché effettivamente è un condensato di, di tante cose che poi sono più che altro dedicate al benessere, alla cura di noi stessi, e a, ripeto, allo ad uno stile di vita che sia volto alla cura di noi stessi, perché poi quello che il nostro sistema inconscio cattura più di tutto, sapete cos'è? Come, sempre, è la volontà di fare il nostro bene, la volontà di fare il diciamo, ehm, di, di fare il nostro, eh, di curare il nostro aspetto. Eh, dottoressa per distacchi tutti lutti ed accompagnamento non è il tema della serata ok Giovanna sì sì allora guarda cara, cara Giovanna distacchi lutto ed accompagnamento mi varrebbe dire chiaramente cipresso l'incenso e la mirra ma così per dirtene tre che sono intanto però la lavanda anche e tutti quegli oli essenziali che tendono a fluidificare che ci, ci danno anche però molta forza quindi per esempio potrebbe andare bene anche in abbinamento al legno di cedro, la cassia la cannella, quegli oli essenziali che ci riscaldano va bene sentite eh, ok io direi che per stasera ho dato io vi ringrazio per la vostra presenza tra l'altro siete stati ben più numerosi di quelli che si erano segnati che è stata una diretta un po' così improvvisata Chissà che magari andrà a fine mese e non ne faccio un'altra. Vi ricordo che martedì 22 c'è l'altro appuntamento con Felice Laconi. Se siete interessati alla registrazione la trovate sul mio sito. Mi dicono che è introvabile. Non è che sia introvabile che adesso con Angela dobbiamo fare una sezione nuova nel sito dedicata agli eventi. E dopo lì ci saranno anche tutti questi eventi registrati. Adesso, fin tanto che ancora negli eventi non abbiamo creato la sezione, la trovate dentro a video corsi. Andate, cliccate su mini video corsi e lì dentro c'è la prima è la Zoom con Felice Laconi. E trovate la registrazione che è a 45 euro, super, prezzo super basso. L'abbiamo messa perché era la prima. Insomma, un po' sperimentale, volevamo vedere come va. Ma quella è davvero una cosa molto molto furba perché il dnc e l'aromaterapia insieme sono una bomba. Ragazzi, con questo vi saluto. Buona serata, ci vediamo presto. Ciao a tutti.